John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, benvenuti nella carriera con la Roma FC su FIFA 21. Questa è la seconda puntata, il secondo episodio della carriera su FIFA 21 della Roma FC. Oggi stesso è uscito il primo episodio. Però che cosa vi devo dire? Vi devo dire, ragazzi miei, che vi avevo chiesto o 8000 like o 200 iscritti entro poche ore. Entro poche ore sono arrivati 200 iscritti immediatamente. E io adesso vi dico, domani sera, intorno alle 6 e mezza circa, uscirà il secondo, il terzo episodio. Però siamo a 78.650 iscritti. Se entro domani mattina, quindi entro domani intorno alle 10 e mezza circa, arriviamo a 79.000, vi porto l'episodio anche domani mattina, quindi un episodio doppio anche per domani. Oppure lasciate almeno 8.000 mi piace qua sotto. Se non avete visto la prima puntata, andate a recuperarvi la prima puntata. Detto questo, allora, che cosa era successo nella prima puntata? Più o meno l'avete vista, abbiamo Smalling finalmente, mi avete detto, perché io queste cose non le sapevo, che l'overall vicino al giocatore dipende da dove sta giocando il giocatore. Tipo c'è un meno uno di Diawara, ma perché è un fottuto mediano. Se io levo Diawara e metto Brian Cristante, Cristante ci avrà 1-0, perché Zé fa schifo. Se io Zaniolo c'ha, Mkhitaryan se lo metto qua, c'ha un più uno e non un più due. Bruno Perez c'ha un meno tre. Sta cosa mi piace veramente tanto, mi fa impazzire. Detto questo, dobbiamo ancora sfoltire. Infatti qualcuno mi ha detto nel secondo episodio, Sick, fai una cosa importante, infatti lo farò oggi, adesso, in questo momento. Vendi gli esuberi, farò questo, venderò gli esuberi. E poi soprattutto cercherò anche di capire un po' di cose che ancora non ho capito. Stop alle trattative con Jesus, non va al Dicon. Perché non va al Dicon? Ma chi è? Allora, il Bournemouth si è detto interessato ad acquistare Antonucci in prestito con diritto di riscatto. Diritto di riscatto fissato a... dove sta scritto? Scusa, diritto di riscatto fissato a che? Non c'è scritto qua. Ah, valore 2 milioni e 3. Niente, non me lo dico. Ah, ok, ma me lo potreste pure dire. Rifiuto offerta, accetto offerta, ma se non mi dici che cosa... Scusa, delega? No, allora io direi di chiedergli prestito secco. Antonucci deve tornare, per quanto mi riguarda. Poi, Fazio, mi hanno offerto 5 milioni, vale 5 milioni, posso fare 5 milioni e 5, io accetto 5 milioni, magari ci cascano e mi tolgono dai coglioni Fazio. Ok, andiamo avanti. Allora, raga, sarà molto, c'è l'allenamento. Voi mi avete detto che va fatto un allenamento per cercare di portare gli altri tutti ad A. Quindi devo fare un allenamento ad A e poi tutti gli altri saranno A. Che cos'è un filtrante a tempo? Quando simuli gli esercizi, la prestazione dei giocatori verrà valutata in base al grado massimo ottenuto in precedenza. Se non hanno ancora ottenuto un grado dell'esercizio selezionato, partiranno dal grado minimo per migliorare le prestazioni dei giocatori nelle simulazioni. Svolgi l'esercizio. Allora, cerchiamo di capire. Io devo dargli un filtrante praticamente a questo. Quindi lo fa così. Ok. E poi tiro e faccio gol. Va bene, ottimo direi. Ok, era il primo. Ok, faccio il cucchiaio, no, è andato bene, vabbè. Vado qui, difendo il pallone, calcio e la parata. Comunque so già, so punti. Vado da qua, no, una merda ho tirato. Ok, prendila. Ma sei liscio, frate, ma chi sei? Subito in no, sto sbagliando tutto. Vai, eccolo, calcio al volo, muoviti. Però secondo me sto facendo benino, vediamo. Palla in avanti, tira al volo, mamma mia. Ok, sono un coglione. Palla in avanti, vai, tira al volo. Ma sei schifo, fratello, ma che ti è successo? Vai di qua, eccetelo. Eccolo. Ma che schifo, ma chi è? Ok, ho fatto C, una merda praticamente. Svolgi il prossimo esercizio, andiamo avanti. Proviamo a fare anche gli esercizi, raga, perché altrimenti non capiremo mai niente. Tira da ogni angolazione, segna il... faccio proprio schifo comunque. Segna il maggior numero possibile di gol, colpisci i bersagli e le bottigliette d'acqua e spedisci la palla nei bidoni. Non ho capito un cazzo come... praticamente io devo prendere e tira una saracca, così, ok. E poi? Niente. Ah no, adesso ho sbagliato, un coglione. Allora, adesso devo tirare di qua. Perfetto, presa. Poi, ora adesso di là. No, invece non ho preso niente. Ah frate, ma chi sei, Fazio? Ma chi è? No, sei Pellegrini. Vabbè, non è che... Guarda, c'è il bidone. Una merda. Tiriamo alto. Ecco, ho preso l'incrocio dei pali. Solo a me può capitare sta cosa. Vediamo se prendo qualcosa. In culo prendo. Sto facendo punti, però non è che stia andando così bene. Cioè, non riesco a prendere i birilli praticamente. Tiriamo alto. Vabbè, questo è l'ultimo tentativo. Tiro da fermo e non ho preso nulla. Va benissimo. Ho fatto A. Vabbè, vediamo i risultati.
simuliamo tutto. Allora, C il primo, A il secondo, simuliamo tutto, vediamo un po', avanti. Poi piano piano capirò, raga, piano piano entrerò in ottica. D, ma perché D? Ma perché D? Ma perché D? Vabbè, avanziamo. C'è un amichevole da giocare, che non giocheremo ovviamente, ma simuleremo contro lo Sheffield. Non c'ho voglia sinceramente di simularla come pensate voi, vabbè, fallo fatto. Ma niente, non c'ho voglia di simulare, voglio simulazione veloce. Non me ne frega un caso in centro lo Sheffield, i cambi fateli voi. Non è una gara importante, abbiamo vinto 0-1, ha segnato Zaniolo, va bene così. Detto questo, mi piacerebbe passare il torneo, ma siamo già passati, abbiamo fatto 2 vittorie su 2. C'ho più soldi, so soldi, ragazzi, so soldi. Abbiamo 5, ancora 9 luglio, qui non finiamo più. Abbiamo 5 notizie, città della nazionale, non romperci i coglioni. Abbiamo venduto Juan Jesus a 4 bombe a Nizza, va benissimo. Zaniolo, un'offerta dal Wolves di 20 milioni, io ti dico che rifiuto e blocco ogni possibile offerta per Zaniolo. Non voglio accettare nemmeno 100 milioni, io voglio che questa carriera portiamo Zaniolo ad essere il Totti. Allora, Pastore per 9 milioni e 2, voi fumate secondo me. Allora, deleghiamo perché non mi va di andare a trattare, direi di fare sì più o meno così. Alla fine se lo vendo 9 milioni e 3 va bene comunque, però io un paio di soldi in più proverei. Squalifica scontata per Diawara, guarda, per quanto mi riguarda potevi anche non scontarla la tua squalifica, non che mi interessasse granché, c'è un allenamento da fare. No, allora, Santon, prestito per 2 anni, ma siete scemi, cioè io secondo voi, scusa, trattiamo... No, ho sbagliato, dovevo mettere deleghe e poi trattare, volevo sapere se c'era la possibilità di metterci un diritto di riscatto. No, di proponi il prestito per un prestito breve, accetta, termina trattativa. No, ho sbagliato tutto, non puoi accettare un prestito. Ma ti pare che ti presto per 2 anni, Santo? Ma poi che ci faccio? Cioè, me lo do in faccia. Allora, andiamo dietro perché devo capire da qua. Accordo per il prestito di Antonucci. Va bene, daglielo che mi cresce. Accordo per Fazio. 3 milioni, no, questa è un'offerta, non è un accordo. No, col cazzo. Vedi giocatore scambio? Piroe. Ma che cazzo è Piroe? C'ha 20 anni, ma che ce lo fa con Piroe? Diettelo, no, rifiuto l'offerta e vado avanti, dottore. Poi Pastore, Pastore dobbiamo aspettare, no, c'è un'altra offerta, vediamo questi, hanno offerto Babel, oh grande Babel, che fine ha fatto Babel, ecco che fine ha fatto, una finaccia. No ragazzi, Babel è un'ala sinistra, e sinceramente credo che potremmo farci veramente poco con Babel, quindi no, direi proprio di no. Hanno offerto 2 milioni e 3, ma stiamo scherzando, no, non esiste, ma non esiste proprio mai. Deleghiamo, nessuno, oh cazzo, cosa ho delegato? Cosa ho delegato? 10 milioni, vabbè, comunque dai. Oh, sto facendo un casino, offerta il trasferimento di Babel, Fazio, vabbè, perfetto, siamo a cavallo, come disse Cicciole. Allora, andiamo avanti, simuliamo tutti gli esercizi, andiamo avanti. D, no, ragazzi, c'è qualcosa che non sto accavando, mi sa che gli esercizi qua tocca farli proprio tutti. Cioè, le carriere qui un anno dura, non è che... Un anno dura veramente un anno. Allora, Fazio venduto, sì, per 5 milioni al Monaco, e chi te ci ha mannato? Che ho combinato qua, poi... Offerta il trasferimento, Pastore per 10 milioni e 2, accetto. No, ho ritirato quella del... vabbè, accetto. Oh, sto a fare un casino. Ho ritirato quella del Benfica. Ho fatto un macello. Allora, accettiamo quella del Galatasaray. Ho fatto un macello che ne sembravano due. Vabbè, dai, tanto qualcuno se lo prenderà a Pastore. Non ci sto a capire niente. Mi sono drogato, non è vero, però. Allora... La squadra Valencia ci ha fatto sapere che è disposto a offrire Racic più un comunque di 12 milioni per Pellegrini. Io ti dico che voglio vedere innanzitutto il giocatore per curiosità. Racic è un 75-22enne, non è male Racic, non è male per niente Racic. Però io ti dico una cosa, io rifiuto l'offerta, dottore, perché io Pellegrini me lo voglio tenere in questo momento. Non solo, ti dico anche un'altra cosa, no, non ti dico nient'altro perché, allora, chi è che parla? Mister, so che sta cercando un sostituto, dovrei impegnare per convincermi, Bagnez, sei un giocatore da turnover. Detto questo però, io vorrei fare una cosa, adesso vi sorprenderò, forse no, cioè nel senso... voglio andare su Racic e voglio prendere Racic. Cioè, mi sono convinto. Racic secondo me potrebbe essere il giocatore ideale per il nostro centrocampo. Sembra strano perché me l'hanno offerto così, ma mi sono convinto. Mi piace, un 75, è buono per fare la panchina. Proviamo a prendere Racic. Fino a 16 milioni c'è una clausola. Non paghiamo la clausola e iniziamo la trattativa. Raga, ma magari ci casca. Ma magari viene veramente Racic. Ma stiamo scherzando. Allora, scambio giocatori. Ovviamente dopo i Pellegrini. E invece ti do Pastore, stavo vendendo di là. Ti do Pastore, guarda, ho sbagliato, avanzo offerta. Ti do Pastore, vediamo un po' che dite. No, sei incazzato. Ah, ma perché devo mettere anche dei soldi vicino? Vabbè,
Vabbè, allora, è tutta esperienza. Sbagliando si impara, andiamo avanti, giochiamoci la gara. Fermi un attimo, voglio fare una cosa. Posso cambiare la formazione da dentro? Posso farlo. Allora, andiamo un attimo a cambiare la formazione da dentro, perché adesso faremo un po' di turnover. Quindi mettiamo Mirante in porta. Poi in difesa mettiamo Ibañez, che mi ha chiesto di giocare. E gli altri devono essere questi, raga. Vabbè, poi al centrocampo mettiamo Diawara e Villar. Poi qui mettiamo, ma che Perotti, mettiamo Pedro, che sta imparando a fare quel ruolo lì, e Carles Perez. A destra mettiamo, non abbiamo chi mettere a destra, allora aspettate un attimo, mettiamo Carles Perez a destra. Poi mettiamo qui, chi cazzo la mettiamo qui? Un trequartista, ragazzi, c'è un trequartista che vuole giocare per caso? Non so, c'è uno che, c'è Pastore, mettiamo Pastore mare in mano. A sinistra chi mettiamo? Perotti. Abbiamo altri a sinistra, forse abbiamo Santon. No, vabbè, va bene così, cioè, tanto c'era Perotti, non è che... E davanti non abbiamo la punta, quindi giochiamo con Edin Dzeko. Simuliamo veloce, questa ragazzi è una gara che non conta nulla sostanzialmente. Abbiamo perso 0-2, mazza faccia, i nostri panchinari fanno cagare duro. Cosa, fammi guardare le valutazioni. Ho cliccato su, vabbè, sono davanti. Oggi non ce la faccio, oggi non ce la faccio. Oggi non c'è, non c'è niente da fare, non è che... Allora, andiamo a guardare in ufficio che succede. Resoconto su Borja Mayoral, ok. Offerta per Diego Perotti, grande Perotti. Allora, 15,9. Trattiamo? Se metto delega, no. Se trattiamo, posso vedere se c'è qualche giocatore che mi interesserebbe del Betis. Non so se posso farlo io, addirittura al contrario. Cioè, questa sarebbe proprio una cosa... pazzesca, proprio una cosa off limits. Io faccio al contrario, vado a trattare. Fammi vedere. Allora, negozio fa scambio giocatori. Portieri. No, beh, portieri sono pieno. Terzini, ecco. Io non conosco però praticamente, cioè non che io non li conosca personalmente, è che io non so, ecco, c'è Bartra. Voglio Bartra e ti offro 3 milioni. Aspetta un po', io voglio Bartra, scambio secco con Bartra, avanziamo l'offerta, vogliono loro 14 milioni e mezzo, controfferta, rinegozio offerta per il cartellino, io ti do 3 milioni e mezzo più Perotti per Bartra, perché, ok, hanno accettato, non so per quale ragione mondiale, mi va benissimo così, andiamo sulle nostre, dove sono? Dov'è Bartra? Come facciamo a trattare con Bartra? Scusate, vado su Perotti. Come funziona ora per trattare con Bartra? C'è qualcosa che non mi torna. Cioè io tecnicamente dovrei andare a trattare. Devo... Scusa, allora, c'è qualcosa che non mi torna. Nel senso, da tutto abbiamo preso 1,3 milioni. Io Bartra l'avrei preso tecnicamente. Cioè l'avrei... mi manca da fare l'offerta. Ok, oh, che cazzo. Andiamo indietro. Allora, cerca giocatori. Bartra. Grazie comunque perché mi ha aiutato a fare il mercato. Ci sono sempre queste ottime possibilità. Bartra, eccolo qua. Io Bartra lo vado ad aggiungere in lista. In questo modo, come funziona per andare a trattare con questo giocatore che mi hanno appena accettato di vendere? Non lo so, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Bartra è qui, se io ci clicco, no, me lo fa acquistare. Io non voglio acquistarlo, perché io già tecnicamente... Allora, aspettiamo. C'era pure Borja Mayoral, fammi vedere Borja Mayoral. Vogliono circa 12-14 milioni, andiamo subito a trattare per Borja Mayoral, portiamocelo a casa immediatamente, potrebbe essere un ottimo calciatore per la nostra squadra. Allora, scambio giocatori, e chi te do? C'ho uno peggio di un altro. Allora, fammi vedere, Antonucci no, Carles Perez, questi mi voglio tenere, Perotti te lo sto infilando nell'altra, questo ho già fatto. Attaccanti, c'ho già che Colì, ma Colì, che minchia ci fai con Colì. Centrocampo sto messo contato, in difesa... uguale, i terzini te posso da Santon. Vuoi Santon? Aspetta. Offerta per il cartellino. Ti do 8 milioni più Santon. Secondo me è buona. Ora te ne sembra, ma è buona. Non ti arrabbiare, perché lo so che Santon fa arrabbiare. Hanno accettato. Non so come. Forse ho sbagliato io qualcosa. Non lo so, raga. Ma per quanto mi riguarda. Allora, fammi vedere quanto prende questo. Questo percepisce, non c'è scritto? Oh, quanto percepisci? No, non c'è scritto, allora io vorrei sapere quanto percepisci. Non c'è scritto, ma perché non c'è scritto? Perché? Non c'è scritto. E allora deleghiamo così, anche se qualcuno mi ha detto sì che vai a trattare. Però poi raga, durano 74.000 ore le trattative, nel senso perderò 4.000 euro, 6.000 euro, ma che cazzo me ne frega. Allora,
Fammi vedere che succede. Antonucci l'abbiamo prestato un anno al Bournemouth. Pastore non lo voglio mai, Galatasaray l'abbiamo dato però per 10 milioni e 2 al Fosburg. Bene così. Offerta per il prezzo di Cioric per 2 anni. Vi dirò, se può fa, accettiamo. Accettiamo perché non c'è nessun diritto di riscatto, quindi va bene così. E il Brunello, 9 milioni e 1 dall'Everton. Allora, e il Brunello ne vale anche 10. E sapete che cosa faccio adesso? Vado a trattare e provo a prendere un esterno destro da sostituire al Brunello, che secondo me, insomma, non è male. Se prendiamo un terzo destro cazzuto dall'Everton, da Carletto Ancelotti, tra l'altro complimenti perché è tipo primo. Allora, terzini, oddio, cioè Digne a me mi fa godere. Coleman c'ha 31 anni, però sapete che Coleman potrebbe fare al caso nostro, cioè un giocatore esperto, la Roma potrebbe anche prenderlo. Provo a prendere Coleman e non ho la più pallida di quanto sia forte. Io avanzo così, se si incazza per quanto mi riguarda. No, si è incazzato. Quanto cazzo vale Coleman? Me l'ero perso, chiedo scusa, chiedo venia. Vedi questo giocatore scambio. Vedo, ma tanto se... voglio delle informazioni su Coleman, ragazzi, mo mi sono incuriosito, cioè... Quanto cazzo vale Coleman? 40 milioni? Scusate l'ignoranza, non pensavo che... Cioè, magari non quanto Bruno Perez, sono d'accordo con voi, cioè nemmeno io farei niente Bruno Perez, però... Cioè, quantomeno pensavo che si potesse fare come scambio. Allora, sentite, è arrivata una mail, andiamo a vedere la mail. Possibile scambio. Le scrivo informali, siamo soddisfatti della continua crescita di Rick Karsdorp. Riteniamo sia pronto ad essere provato da esterno destro, come avevamo detto. È migliorato abbastanza sotto il visto tecnico. Ok, allora, c'è una cosa... Bravo Karsdorp, non pensavo mai di dirlo in tutta la mia vita, però ormai l'ho detto. Bravo Karsdorp. Detto questo, andiamo a simulare anche questa gara. E ovviamente anche qua simulazione veloce. Non le farò durante la carriera, ve l'anticipo, le simulazioni veloci. Per il momento sì, perché per il momento va bene così. Nel senso, è un torneo di cui non ce ne fotte proprio nulla. Provo Karsdorp a destra, vediamo come va. Abbiamo perso 2-0. Bravo Karsdorp, bravissimo. Abbiamo anche il cartino giallo. Vediamo un po' le valutazioni di Karsdorp. Karsdorp 5.4. Grande partita. Secondo me è migliorato tantissimo Karsdorp. Bravo. Cioè, la finale è... Con chi è che abbiamo perso? Burnley Monaco. Ma che finale di torneo è? Ma vaffanculo, va. Vabbè, allora, detto questo, andiamo a guardare un attimo le crescite. Come... Ecco, ho sbagliato tasto. Andiamo a guardare, dicevo, le crescite come stanno andando. Karsdorp è salito tutto quanto, è completata, quindi è completata? Dove è scritto? Forma scarsa, non so se è completata, forse sì. Dove si vede se è completata o meno? Non lo so, raga, non lo so proprio, non c'ho la più pallida idea. Completato, completato, completato. Bene, allora, quelli che dovevamo... Cosa sto facendo? Quelli che dovevamo completare li abbiamo completati. Andiamo in ufficio, andiamo a vedere quello che è successo. Abbiamo venduto Diego Perotti per 3 milioni e mezzo alla Real Betis. Ok. Ma il giocatore? Cioè, ce lo date il giocatore? Abbiamo... Allora, aspettate. Premio torneo 3 milioni. Purtroppo non si è riuscito a vincere la Coppa Lazio. Me ne ero accorto, grazie per l'informazione. Comunque me ne ero accorto. Allora, abbiamo un calciatore su cui dobbiamo trattare, che è Digne. Digne. Bartra. Acquista. No, scusa tanto, no. C'è qualcosa che non mi torna in questa storia. Nel senso, io ho offerto lo scambio. Ho offerto lo scambio, giusto? Ho perso il giocatore che ho perso, perché l'ho perso per sempre. E però Bartra a me... Scusa, Ma perché Bartra non me lo dà? Scusate, io ho venduto Perotti. Però Bartra non me lo dà. Cioè, io ho perso Perotti da 3 milioni e mezzo sostanzialmente. C'è qualcosa che non mi torna. Intanto ci hanno offerto 2 anni di prestito, rifiuto. Ma la Gargaretta però smetti di chiederci di avere in prestito. C'è qualcosa che non mi torna. Cioè, e quindi noi non prendiamo né Bartra né... Cioè, questo è prenderlo al culo. Non so se ve ne siete accorti tutti quanti voi che siete in live in questo momento con me. Cioè, in live in... Raga, c'è qualcosa che... Cioè, oggettivamente qualcosa che non quadra. Non capisco. Spero arrivi una mail. Allora, Cioric in prestito. Abbiamo prestato. Offerta per Kumbulla dal Porto, che noi rifiutiamo. Però c'è qualcosa. Scusa, e quindi Bartra a noi non ci arriva. Cioè, io ho perso i miei soldi. No, c'è qualcosa che non va palesemente. Scusa, ma com'è possibile? Vabbè, prendiamo Bartra. Io lo volevo prendere, ma...
Borca Mayoral non mi fanno sapere nulla. Aspettiamo un attimo, perché non vorrei che mo ci informiamo e poi, cioè, andiamo a fare un'offerta. Qualcosa che non va, o è un bug, o è un bug, palesemente è un bug. Cioè, scusate, intanto alleniamoci, continuiamo a simulare tutto e prendere delle D. Cioè, no, qua vanno fatti gli esercizi, raga, mo mi metto lì dei cattiveri e li faccio tutti, perché non possiamo continuare a prendere degli D, delle D. E scusate, no, ma che senso ha? C'è qualcosa che non mi torna, C, A, D, perfetto. C'è qualcosa che non mi torna, allora, ufficio. Borca Mayoral ha accettato, quindi giocatore per il turnover, Borca Mayoral lo prendiamo e l'abbiamo preso. Smalling, niente, abbiamo perso Bartra. Ma com'è possibile? Cioè, avevano accettato l'offerta e però non prendiamo nulla. Ma che, ma mi hai preso per un coglione? No, non capisco proprio. Intanto continuiamo ad allenarli, non capisco proprio. Di, bravi, che senso ha avuto? Un'email, vediamo. No, ci hanno chiesto il paesaggio, ci ha chiesto Veretù. Io rifiuto prontamente. E vabbè, andiamo a prendere Barta. Però questa è la più grande inculata della storia, sappiatela, perché loro avevano accettato l'offerta. Si sono presi i Perotti da 3 milioni. E però Bartra non. Scusa, scambio giocatori. Io ovviamente i Perotti non ce l'ho più da darglielo. E no, non era tra gli altri centro. No, e qui niente. Cioè, io ho perso Perotti. Offerta per il cartellino. Ti offro 17. Okay, vabbè, niente, raga, mettiamoci una pietra sopra. E vaffanculo. Però, cioè, non esiste. 26 milioni. Vabbè, ci sta. Proviamo a chiudere a 20. Rinegozio offerta. Alla fine Bartra è buono. Però per me, spero almeno che mi siano arrivati i soldi. Permettetemi di dire che mi rode il culo e che così non ha nemmeno senso, ma per niente proprio. Oh, non romper cazzi, accetta un po' sti 20 milioni per Bartra. Io te ne do 21, però è pure stufato, dai. 26 e 2, rotti i coglioni, ma chi sei? Rinegozio offerta, 21 e 2. Oh, guarda, io mo vado a prendere un altro difensore. Non è che Bartra è... niente. Ma possibile che non calano? Vabbè che ho messo trattative rigide. Però possibile che no. 21 e 5. Proprio rigidi sti stronzi, oh. E dai, cala un pochetto. Abbiamo bisogno di tempo per pensarci. Vaffanculo, ma pure rubati i soldi. C'è pure bisogno di tempo per pensarci. E tanto Coleman, vedono ancora, fa sapere quanto vale. Io non ho parole. Un giocatore l'abbiamo già preso, però... cioè, non è possibile. Capite bene, raga, che io continuerò a lamentarmi per tutto il tempo. Qua che è successo? Ma che vonno, inaccettabile, fermete. 26 e 2. Non ci vedono, eh. O 26 o 2, niente. Cioè, questi proprio così. O mi dai 26 milioni e 2 o ti attacchi al cazzo. Io ti attaccammo al cazzo, sinceramente, di voglia non ne ho per niente. 22. Dai, 22. Accetta, non rompere i coglioni, per favore. 26 e 2. Pazzesco, comunque, oh. Scambio giocatori. Scusa, se ti do Olsen e poi però ti abbasso a 19, potresti anche accettare. Non ti offende, so che Olsen non è che sia... hanno accettato. Voi direte sì, ma Olsen poteva valere qualcosa di più. A me non me ne frega niente, sinceramente, poiché credo che Olsen sia un giocatore proprio di merda. Detto questo, l'abbiamo praticamente preso Bartra. Abbiamo dilagato. Abbiamo delegato. Sto scherzando, un dilagato. Avanziamo, di. Ottimo, bravissimi. Ah, ma perché è miglior livello. Ho capito tutto adesso. Sono un coglione, vabbè. Chiedo venia, chiedo scusa, alla fine della puntata sto chiedendo scusa. Resoconto su Coleman. Offerta per i Bagnets 2 milioni e 9, che noi andiamo prontamente a rifiutare, perché io credo che i Bagnets possa essere un giocatore importantissimo per il nostro futuro. Andiamo a vedere quanto vale Coleman. Coleman vale 79. E vabbè, qual era il problema prima? Cioè, perché agitavate tutti così tanto? Allora, hub mercato. Sapete che Coleman non mi dispiacerebbe da prendere? 18 milioni comincia a dispiacermi, in realtà. Non so, pochi 18 milioni, eh. Allora, proviamo a prendere Coleman e chiudere il mercato in questo modo. Allora, scambio giocatori. Ci abbiamo un terzino da dargli a destra. O Karsdorp o Perez. Perez c'ha 30 anni, damogli Perez. 7 milioni, 7 milioni più... cioè, 7 milioni, 7 milioni vale Perez, quindi Perez più 5. Dai. 8.8 e la rivendita. Allora, visto che questa vorrei che fosse una carriera molto lunga, io levo la clausola per la rivendita e rinegozio l'offerta abbassandola a 6 milioni e 6, sperando che accettino. Io, raga, Coleman sinceramente sarei molto... Madonna, care, che è?
No, non esiste, no, non esiste, non esiste. Ma che ti sto dando tutti questi soldi? Dai, ti do 8, ti do 8 e la chiudiamo così. Se no metto la clausola piuttosto, cioè. No, è troppo, Carletto, a parte c'è il naso schiacciato. E aggiungiamo la clausola, tanto alla fine, regà, volevo fare una cosa, metto 10% e ti do 6 milioni. Vaffanculo, con le mando lo tengo fino alla pensione. 6 milioni più il 10%, dai, piede sto Bruno Perez. No, sei incazzato Carletto Ancelotti. Oh, comunque, per i miei gusti Ancelotti si incazza pure troppo. Borja Mayoral l'abbiamo preso. Bartra stiamo aspettando, aspettiamo di ufficializzare Bartra e poi chiudiamo ufficialmente la puntata. Mi raccomando, ragazzi, così domani facciamo una nuova puntata. E ND, svolgiamo l'esercizio. Svolgiamo il primo esercizio e poi chiudiamo la puntata, allora. Collezione di trofei, dribble difensore per collezionare il maggior numero possibile di trofei. Suggerimento, la città può aiutarti a superare il difensore. Grazie per il vostro suggerimento fantasmagorico. Allora, manteniamo la palla. Ok. Sì, ma la velocità chi è questo? Fazio? Dzeko? Bravo, la velocità di Dzeko può aiutarmi. Mazza, questo ma non ha la velocità Dzeko. Come fa la velocità di un giocatore che non ha velocità niente, raga, ma quali trofeo? Ma non riesco a pigliarne manco uno io. F ho fatto. Svolgi il prossimo esercizio, riprova. Ma quale svolgo? Allora, ok, prendilo, preso. Occhio! No, l'avevo preso, dai. Mazza, ma chi è questo? Ma chi è questo difensore come tuo titolare la prossima giornata? Smalling? Vabbè, ma potevi darmi tipo i Bagnets, no? Ecco, F. Vedi i risultati, vedi i risultati, ma no, F, raga, ho fatto F, no, ma allora, una volta facciamo più calma. Senti, simula tutto e vaffanculo, poi piano piano cercheremo di capire per fare tutte A. Detto questo, andiamo avanti rapidamente, arriviamo al primo di agosto, tipo comunque per quanto riguarda Bartra, ok, Bartra vuole essere giocatore chiave, vabbè dai, facciamolo essere giocatore chiave, tanto mi piace parecchio. Offerta del trasferimento, vogliono Kumbulla per 8 milioni e 6, rifiuto prontamente l'offerta per Kumbulla. Più o meno siamo a buon punto perché la squadra è praticamente fatta. Cioè praticamente no, mancano diverse pedine ancora. Però capite bene che in questo momento noi abbiamo Bruno Perez a destra, che comunque male non è, insomma fa ride di così, però avete capito quello che intendo dire. Comunque possiamo metterci Pedro in questo momento. Ho trasformato Pedro in COC, vabbè comunque. Guardate, evitiamo, rimettiamoci Bruno. No, Perez è questo, Bruno Perez. Poi abbiamo Veretout e Cristante qua, ma in realtà qua ci gioca Diawara. E qua invece al posto di Kumbulla ci metto Bartra. La cosa positiva è che Bartra può giocare qua. Ah no, perde 3. Però non è male. Vabbè, comunque, perché Diawara meno 2? Cioè, non è possibile. Allora mettiamoci Pellegrini più 1. Ok, la squadra per il momento è questa. Dobbiamo prendere un centrocampista sostanzialmente. Perché ci serve? Dobbiamo prendere un centrocampista, dobbiamo prendere magari un terzino destro, cioè un esterno destro al posto di Perez. La punta, la vice l'abbiamo presa, dai, siamo a buon punto. Detto questo, fatemi sapere la vostra, d'accordo, con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto, perché io non iscrivo al canale, non arriva a Natale, quindi non mi sembra carino. Tantissimi piace, regà, dobbiamo arrivare oggi a cifra para per gli iscritti. E domani mattina vi porto un'altra puntata, quindi doppio appuntamento anche domani, altrimenti niente. Grazie, ho visto questo video, tantissimi piace, buon ciao, e noi come sempre, ci vediamo al prossimo video.